Allora, signori e signori, buongiorno, benvenuti a questo secondo evento della settimana della lingua italiana nel mondo, organizzata qui in Turchia dall'Istituto Italiano di Cultura. Questa iniziativa è stata organizzata, con il Dipartimento di Italiano dell'Università di Istanbul. E ringrazio ovviamente per la collaborazione Sadri Güneş, che è la capo del Dipartimento di Italiano dell'Università, Antonella Elia, che è la lettrice inviata dal Ministero degli Esteri, la lettrice di Italiano, sempre presso la stessa Università, e i nostri due relatori di oggi, che sono Cristiano Bedin, Cristiano benvenuto, e Dilara Dumas. Benvenuta anche a Dilara. Allora, due parole sulla settimana della lingua, che spiegano un po' anche il tema di questo webinar di oggi. Ventesima settimana, quindi sono 20 anni che si celebra nel mondo la settimana della lingua, un'iniziativa nata dal Eccomi. Ci siamo? Mi sentite? Sì. Ecco, perché era andata via un attimo la connessione. Purtroppo questi sono, come si dice, il bello della diretta o il brutto della diretta, problemi, tecnici che, ci creano un po' di difficoltà in questo tipo di, iniziative. Stavo dicendo appunto che è il ventesimo anno che il Ministero degli Esteri con l'Accademia della Crusca Italiana celebrano in tutto il mondo la lingua italiana con tutta una serie di eventi organizzati da ambasciate, consolati e dagli istituti italiani di cultura. Secondo un tema, il tema di quest'anno appunto è l'italiano tra parola ed immagine. Graffiti, illustrazione e fumetti, e questo spiega anche il tema del webinar di oggi. Quindi per tutta la settimana abbiamo iniziato ieri con un interessante incontro con Tito Faraci e Büke Düzner, proseguiremo questo pomeriggio con l'inaugurazione di una mostra digitale sulla storia del fumetto italiano, dal titolo proprio Il nuovo fumetto, temi, autori, linguaggi del graphic novel italiano, quindi vi invito a collegarvi sui canali dell'Istituto per questa interessantissima mostra sugli attori appunto che hanno animato la tradizione e la contemporaneità del fumetto in Italia con un'interessantissima intervista ad uno dei protagonisti del comics e della graphic novel italiana di oggi. Seguiranno poi altre iniziative. Mercoledì una interessante conferenza con la professoressa Valentina Marcella, in questo caso con una collaborazione con l'Università Orientale di Napoli. Valentina Marcella, turcologa, docente appunto all'Università Orientale, ci parlerà di una comparazione interculturale tra scrittura fumettistica tra Italia e Turchia. Quindi temi, diciamo, sempre a cavallo tra Italia e Turchia che possono essere utili a far conoscere in Turchia quella che è la scuola di comics e fumettistica italiana e anche agli amici italiani che ci seguono dall'Italia, far conoscere, aprire una finestra invece sulla Turchia e sulla scuola e sui protagonisti di comics turchi. Sicuramente interessante anche per noi, anche per me che conosco la Turchia.
Ci saranno poi altre iniziative, altri webinar venerdì pomeriggio e sabato una proiezione di un film online, Moschettieri del Re di Giovanni Veronesi, molto simpatico, e chiuderemo poi la domenica con un concerto jazz in diretta live dalla Casa del Jazz di Roma, un concerto jazz dedicato proprio a Iacovitti, che è uno dei più famosi e più amati disegnatori italiani. Generazioni, insomma, di studenti hanno comprato i famosi diari di Iacovitti che hanno accompagnato le loro esperienze scolastiche. Io non mi dilungo oltre, passerei appunto la parola ad Antonella Elia, che ci presenta i nostri due ospiti di questa mattina e ci conduce un po' moderando l'incontro attraverso queste potenzialità semantiche e le politiche traduttive e le pratiche traduttive del fumetto qui in Turchia. Grazie ancora di essere venuti, buon ascolto e vi do appuntamento alle prossime iniziative. Buongiorno a tutti, sono Antonella Elia, anche io insegno lingua e letteratura italiana al Dipartimento di Italianistica dell'Istanbul University. E prima di presentare appunto i miei colleghi, vorrei appunto ringraziare l'Istituto Italiano di Cultura, il Consolato di Istanbul, l'Ambasciata di Istanbul, la direttrice del nostro Dipartimento che ha reso possibile questa proficua triangolazione. E una tematica quest'anno di cui siamo molto contenti, anche perché in qualità di docenti abbiamo visto che è una tematica che ha suscitato un grande interesse dei nostri studenti, essendo ovviamente un genere narrativo molto in linea con i loro interessi e le loro preferenze di lettura. E passo subito a presentare i miei giovani colleghi relatori, la dottoressa Dilara Di Massa e il dottor Cristiano Bedin, che ci presenteranno una relazione dal titolo Potenzialità semantiche e pratiche traduttive nel fumetto. La dottoressa Dilara Di Massa si è laureata in italianistica qui all'Università di Istanbul e si è poi specializzata presso l'Università di Bologna. È attualmente dottoranda presso il Dipartimento di Interlingual and Intercultural Translation Studies dell'Università Tecnica di Gildas, e lavora come assistente ricercatore all'Università di Istanbul. Dottor Bedin invece si è laureato a Venezia ed è oggi ricercatore in letteratura italiana presso l'Università di Istanbul. Ha scritto diverse monografie e vari contributi in volumi e riviste sia nazionali che internazionali su Tabucchi, Calvino, Arbasino, Ceronetti e via dicendo. Il suo più recente campo di ricerca sono proprio appunto i fumetti e le graphic novel. L'intervento sarà articolato in due sezioni. Nella prima parte la dottoressa Di Massa ci presenterà uno studio comparato all'interno degli studi traduttologici sulla storia dei fumetti nel sistema letterario turco e italiano. E invece nella seconda parte il dottor Bedina ci parlerà delle particolarità semantiche del fumetto e analizzerà gli espedienti narrativi e linguistici, ma soprattutto appunto i segni grafici e visuali che permettono al disegnatore, appunto allo scrittore, di raccontare una storia attraverso la mescolanza di immagini e parole. Alla fine dell'intervento, se volete porre delle domande appunto ai nostri relatori, potete scrivere lo vedete in fondo appunto allo schermo di Endar, potete direttamente scrivere lì le vostre domande e se volete cambiare appunto la lingua potete invece cliccare e switchare appunto dall'italiano al turco per seguire i nostri interpreti. Vi ringrazio e passo subito la parola a dottoressa De Masi. Grazie Antonella. Vabbè, mi sentite? Allora, nella prima parte parleremo dalla breve storia dei fumetti e della loro traduzione.
La traduzione del fumetto è importante perché questo genere è entrato tramite la traduzione sia nel sistema letterario italiano che in quello turco. In questo intervento verrà discusso solamente il genere del fumetto e non il graphic novel. Nell'ultimo decennio dell'Ottocento, gli Stati Uniti erano un paese fortissimo, in fortissimo sviluppo, con molti immigrati che parlavano varie lingue e numerose persone di questi gruppi sociali erano anche illetterate. I giornali avevano i problemi di a farsi acquistare da un pubblico così variegato. Quindi i giornali hanno cominciato di usare tante immagini e di pubblicare ricchi supplementi a colori rivolti agli adulti poco letterati e anche ai bambini. Possiamo dire che questi problemi commerciali dei giornali hanno aperto la strada alla nascita dei fumetti. Richard Felton Outcault, laureato in Belle Arti a Parigi, ha ideato una serie di croniche chiamata Hogan's Alley. Hogan's Alley è nato nel 1895 con grandi vignette umoristiche a piena pagina. Il racconto è ambientato in un tipico quartiere di immigrati e tra i personaggi c'era un ragazzino irlandese vestito con un camicione giallo, che si chiamava The Yellow Kid. Questo personaggio dopo ha dato il nome alla rivista, il cui il titolo è diventato The Yellow Kid. The Yellow Kid ha portato con sé alcune innovazioni, le nuvolette a racchiudere le parole, linee di movimento a rafforzare la dinamicità, la divisione in vignette per ordinare il racconto. Queste innovazioni hanno creato il fumetto. Da allora in poi questi racconti con immagini sono stati chiamati comics o funnies. Dopo 2 anni, nel 1897, Rudolf Dirk ha creato The Cats and Yammer Kids ed è stato pubblicato nell'American Humorist supplemento del New York Journal. Come The Yellow Kid, nel Cats and Yammer Kids era presente un ambiente multietnico e c'era una famiglia che parlava in inglese con un'inflessione tedesca. Dalla nascita del fumetto e dai suoi primi esempi passiamo in Italia. Il 27 dicembre 1908 è nato il Corriere dei Piccoli come supplemento della Corriere della Sera. Il Corriere dei Piccoli, detto anche il Corrierino, è stato la prima rivista settimanale di fumetti. La nuova rivista non ha introdotto solamente i fumetti americani in Italia, ma in essa compare anche il primo esempio di fumetto italiano creato da Attilio Mussino dal titolo Bilbo il Bull. La rivista aveva intenti pedagogici e il suo obiettivo era la formazione e l'educazione dei giovani in modo adatto alla loro età. Nel 1910, Happy Hooligan di Frederick Burr è stato tradotto in italiano con il titolo Fortunello. Nel 1912, sempre nel Corrierino, compare The Cats and Yammer Kids di Rudolf Dirk con il titolo Bibi e Bobo. Nel 1921, invece, compare Bringing Up Father con il titolo Arcibaldi e Petronilla. Questi sono i primi esempi dei fumetti tradotti. Come possiamo notare, i titoli vengono sempre cambiati o possiamo dire anche che vengono italianizzati. Dopo i primi esempi di fumetti tradotti in Italia, passiamo alla Turchia. Il fumetto è entrato in Turchia negli anni 30. La Repubblica era stata fondata da poco e quindi l'educazione nazionale, cioè crescere i bambini con una coscienza nazionale, era molto importante. Questo nuovo genere non ha attirato l'interesse degli intellettuali.
E hanno anche avuto difficoltà a dare un nome a questo nuovo genere che è entrato tramite la traduzione. Per un po' di tempo lo hanno chiamato romanzo o romanzo a immagine, perché allora il romanzo era un genere molto apprezzato. Il genere del fumetto ha creato molte contraddizioni in Turchia. Il presidente dell'associazione della didattica ha dichiarato di aver iniziato una lotta contro Tarzan. Alcuni pensavano che Topolino fosse un mostro controintuitivo. Le autorità intervenivano non solo cambiando i nomi stranieri, ma anche cambiando il colore chiaro dei capelli dei personaggi in colore scuro. Tuttavia, queste contraddizioni non hanno impedito la formazione di un gruppo di amanti dei fumetti in Turchia. Se guardiamo i blog dei fan di fumetti, si può dire che i fumetti più popolari in Turchia, sono quelli che sono stati tradotti dall'italiano. Come primo esempio abbiamo Pecos Bill. In turco è stato tradotto come Meravigliose avventure di Pecos Bill. Sempre nei forum, i fan del Pecos Bill affermano che la parola Pecos deriva da Pecos, cioè dall'aggettivo dilettevole. Nel 1955 troviamo Capitan Mickey con il titolo Tommyx. Nel 1954 in Italia esce il Grande Black e dopo 2 anni compare in Turchia con il titolo Texas. Texas e Tommyx erano così apprezzati dai lettori turchi che il loro titolo ha finito per dare il nome al genere di fumetto. La popolarità del Texas Tommyx ha contribuito alla formazione di un grande black locale. Negli anni 70 è stato pubblicato Çelik Black Istanbul da Zaman Makinası. Se vogliamo tradurre il titolo, sarebbe Braccio acciaio a Istanbul, macchina del tempo. Il titolo principale, Texas, appare come in originale. L'avventura di Çelik Black era un'opera di collage in cui sono state modificate le vignette dall'originale di Grande Black. Dal titolo possiamo capire che il tema è stato totalmente localizzato. I personaggi con una macchina del tempo vengono a Istanbul e fanno un giro turistico, e poi vanno a Çanakkale dove trovano la guerra. Possiamo aggiungere una curiosità su questo fumetto. Al titolo italiano la parola black si riferisce al colore nero in inglese, cioè black. Gli italiani avevano difficoltà a leggerlo, così la parola è stata mantenuta seconda l'ortografia italiana. Quando arriviamo al 1959, riscontriamo la traduzione di Chinova con lo stesso titolo. Sono stati pubblicati anche i fotoromanzi di Chinova, ma no, non è diventato molto popolare quanto Texas e Tommyx. Nel 1961 c'è un altro fumetto molto apprezzato dai lettori turchi. Possiamo dire che Tex mantiene lo stesso titolo, trascritto foneticamente secondo l'ortografia turca. Zagor è stato tradotto nel 1962, ma in questi anni Texas e Tommyx erano molto popolari. E Zagor non ha avuto successo, quindi è stato ritradotto nel 1970 e ha avuto allora un grande successo. Nel 1971 e 72. L'antieroe Diaboli, che è stato pubblicato negli anni 60 come supplemento del giornale Günaydın con il titolo Kara Şeytan, cioè Il Diavolo Nero. Il cartone animato di Diaboli è stato trasmesso anche nei canali turchi. La traduzione di Corto Maltese è arrivato tardi in Turchia. E la serie è stata pubblicata da grandi case editrici come Yapı Kredi ed MTV, ma non sono stati tradotti
tutti i numeri. Mister No è il primo personaggio non western del fumetto italiano. Sulle traduzioni di Mister No sappiamo solamente che è uscita dalla casa editrice Axoy. Secondo le ricerche che ho fatto sui forum dei fumetti, i fan di Mister No lavorano in collaborazione per tradurre tutti i numeri. Intercettano i numeri non tradotti, li traducono e li mettono sul forum. Negli anni 70 Ken Park è stato tradotto con il titolo Alaska. Essendo un fumetto più letterario rispetto a Texas Tomics, ha riscosso l'attenzione di un pubblico diverso. Nel fumetto c'è un racconto con il titolo Sciopero in cui Ken Parker uccide un poliziotto che era contro lo sciopero. Poiché era un racconto che conteneva idee comuniste, non è stato tradotto in turco. Negli anni 80, nel 1982-83, Ken Parker è stato tradotto da Füsun Demirel. Füsun Demirel affermava di aver tradotto Ken Parker secondo il suo punto di vista politica, cioè in modo diverso dall'originale. Affermava anche di aver fatto pronunciare a Ken Parker discorsi rivoluzionari. Nel 1984 Martin Mister è stato tradotto come Atlantis, ma sulla copertina in piccolo vediamo anche il titolo originale. Nel 1996 è stato tradotto anche Landok. Non sono stati tradotti tutti i numeri, ma grazie a internet è presente un ampio pubblico che legge di Landok. Nathan Never è stato tradotto nel 1991, è un fumetto fantascientifico. Sempre nei forum dei fumetti troviamo traduttori volontari che traducono e pubblicano le serie mancanti. Se vogliamo passare ad analizzare la traduzione dei fumetti, prima di tutto dobbiamo dire che tradurre un fumetto è molto diverso da tradurre una prosa. Perché? Perché in questo genere non abbiamo solamente un testo, ma abbiamo anche immagini che a volte diventano più importanti del testo. Detto questo, vediamo le tre forme della traduzione definite da Roman Jakobson. La prima è la traduzione endolinguistica, dove la riformulazione consiste nell'interpretazione dei segni linguistici per mezzo di altri segni della stessa lingua. La seconda è la traduzione interlinguistica, cioè la traduzione propriamente detta, che consiste nell'interpretazione dei segni linguistici per mezzo di un'altra lingua. Infine, la terza è la traduzione intersemiotica, dove la trasmutazione consiste nell'interpretazione dei segni linguistici per mezzo di sistemi di segni non linguistici. I segni non linguistici per noi qui sono i disegni del fumetto. Quindi possiamo dire che tradurre un fumetto non solo una traduzione interlinguistica, ma anche intersemiotica. Dagli esempi tradotti che ho dato finora abbiamo notato il cambiamento dei titoli e delle immagini e il cambiamento di elementi culturali. E per spiegare questi cambiamenti possiamo usare il termine localization, cioè la localizzazione. Il World Wide Web Consortium è una comunità internazionale che sviluppa standard aperti per garantire la crescita a lungo termine del web. Secondo loro, la localizzazione si riferisce all'adattamento di un prodotto, di un'applicazione
del contenuto di un documento per soddisfare i requisiti linguistici e culturali di uno specifico mercato di destinazione. Anthony Pim usa il termine nei Translation Studies. Secondo lui, la localizzazione, intesa come una modalità di pensiero generale che informa l'adattamento del testo interculturale nei campi del software, della documentazione dei prodotti, della tecnologia web e di alcuni servizi di notizie internazionali, però qui ancora non si parla di un testo letterario. Federico Zanetti prende il termine localizzazione e lo trasferisce nella traduzione intersemiotica. Secondo lui, nei Translation Studies, la localizzazione si riferisce all'adattamento della moneta, delle misure, dei simboli e di tutti gli aspetti della traduzione che non riguardano principalmente le lingue. Quindi, nella traduzione dei fumetti, traduciamo la lingua più facciamo adattamento delle informazioni visivo-culturali. Alla localizzazione dei fumetti possiamo dare anche esempi usando le parole dei loro traduttori. Ulrich Proferk è un traduttore premiato, fa traduzioni dal francese al tedesco. Secondo lui, un traduttore, anche se deve allontanarsi troppo dal testo di partenza, dovrebbe farlo in modo che il testo d'arrivo non abbia il sentore della traduzione. Quindi un lettore non deve sentire che sta leggendo un testo che proviene da un'altra cultura. Un traduttore che ha problemi a tradurre un elemento culturale può risolverlo guardando le illustrazioni. Quindi si riferisce alla traduzione intersemiotica. Per non interferire nell'aspetto grafico, alcune informazioni che non entrano nel fumetto possono essere eliminate in modo da non interrompere il racconto. Avevamo detto che tradurre un fumetto è diverso dal tradurre una prosa. Ci sono traduttori che cercano di essere fedeli al testo di partenza, non eliminano nessun tipo di segni su cui, parlando dalla traduzione del fumetto, Proferk invece ci consiglia di intervenire. Secondo altri due traduttori turchi, Ilke Keskin e Sinan Okan, un traduttore dovrebbe conoscere il linguaggio dei fumetti, perché un lettore che segue la serie conosce molto bene la traduzione delle parole, soprattutto la traduzione delle esclamazioni, e nota immediatamente se una parola è stata tradotta in modo diverso. E alla fine della traduzione è necessario verificare se il testo tradotto corrisponda alle illustrazioni. In conclusione, vorrei sottolineare l'importanza di alcuni elementi nella traduzione dei fumetti. In primo luogo, possiamo dire che le immagini, cioè i segni e il linguaggio, hanno la stessa importanza delle parole nella traduzione dei fumetti. Per i lettori è poi fondamentale la continuità nella traduzione di certe parole. Elementi basilari sono certamente anche la corrispondenza tra immagine e linguaggio e la localizzazione. Grazie, passo la parola a Cristiano Bedin. Ok, grazie Dilara per la prima parte della presentazione. Allora adesso mostro il mio PowerPoint. Un attimo. Ok, spero si veda. Un attimo solo. Un attimo. Scusate. Ah, ecco.
Allora, buongiorno a tutti. Il mio intervento si concentrerà invece sulle potenzialità semiotiche, del fumetto. Per motivi di tempo ho deciso di concentrarmi soprattutto sul linguaggio grafico e visivo, invece non toccherò altri, argomenti sempre legati alla semiotica del fumetto. E comunque resto a disposizione per altre domande alla fine di questo intervento. Allora, si può iniziare dicendo che il fumetto è un testo che unisce due diversi codici, uno linguistico e l'altro visivo, e per tale motivo è un genere complesso che usa espedienti semiotici per enunciare un determinato messaggio, che poi fa parte di una narrazione. Come sappiamo, non esiste un romanzo o un racconto senza narratore. Un testo visivo, come lo è per esempio un'immagine, solitamente non ha un narratore, perché l'immagine non ha bisogno di essere enunciata o di essere formulata. In un fumetto, può certamente essere presente un narratore, che può essere una voce fuori campo o la voce di un personaggio, voce trasmessa attraverso un balloon oppure una didascalia, ma spesso questo narratore non esiste, non c'è. Quindi il fumetto, come del resto anche il film, può essere definito un racconto senza narrazione. In un contesto visivo, ciò che può fare le veci del narratore è il punto di vista. Il soggetto della narrazione, il soggetto di visione, scusate, che è poi responsabile del punto di vista, può essere un elemento esterno, come lo è il lettore, ma può essere anche uno dei personaggi del fumetto, oppure può non esistere anche. Questa forse è una delle più importanti differenze tra un racconto a parole e un racconto per immagini. Nonostante quindi la preponderanza dell'elemento grafico nel fumetto, non si deve dimenticare che nel fumetto la parola scritta è parte integrante dell'immagine, della vignetta, e ha in esso un'importanza essenziale perché a volte non è possibile comprendere una vignetta senza il suo testo scritto. Questa mescolanza di parole e immagini crea certamente un effetto più diretto e conciso. Perché l'immagine presenta direttamente al lettore il contesto in cui si svolge la narrazione, non ha bisogno di descriverlo. Non a caso il fumetto viene spesso usato per le narrazioni di tipo comico, perché la battuta di spirito della comicità si presta molto al contesto visivo, perché il contesto visivo non ha bisogno di lunghe descrizioni per introdurre la battuta di spirito. È inevitabile quindi che la concisione del fumetto favorisca anche quella che è l'intensità e la fluidità ritmica della lettura. Tra gli elementi micronarrativi del fumetto, prima di tutto si può indicare lo spazio bianco. Esso si trova tra una vignetta ed un'altra e indica sempre uno iato, quindi una pausa, tra gli episodi ed evoca quindi il passare del tempo e lo svolgimento temporale del racconto. Il passaggio temporale tra una vignetta ed un'altra può essere variabile, ma generalmente, se non ci sono altre indicazioni, è abbastanza breve. Ci sono varie tipologie di spazio bianco. Allora, una prima tipologia è quella tradizionale, lo vediamo nella prima immagine, è una pagina tratta da Corto Maltese, e lo spazio bianco
è presente e indica quindi il passaggio temporale tra una vignetta e l'altra, ma a volte succede che lo spazio bianco possa non essere presente. In questo caso si può intuire che le varie scene siano quasi simultanee e tra loro non intercorra quasi nessuna pausa. Quindi l'assenza di spazio bianco porta all'immediatezza della successione temporale delle varie vignette. Questo lo possiamo notare nel secondo esempio, dove lo spazio bianco è quasi non presente. Un altro esempio interessante è la terza immagine, che è una pagina tratta dal graphic novel di Gianni De Luca, il graphic novel Amleto. Qui abbiamo un'unica scena che occupa tutta la pagina, dove lo scorrere del tempo viene indicato con la ripetizione del personaggio in varie pose diverse, senza l'uso di alcun spazio bianco. La lettura quindi del fumetto è molto diversa dalla lettura di un romanzo. Infatti, quando si legge un fumetto, le immagini vanno prima di tutto guardate attentamente e poi si leggono i vari balloon. Quindi si tratta di una mescolanza di leggere e guardare. È un leggere fortemente impregnato di guardare. Inoltre, nel fumetto, quando si guarda la pagina, è possibile avere già una visione d'insieme, cioè quando si gira la pagina di un fumetto e si guarda la nuova pagina, si può avere già una visione d'insieme di che forse è quello che succederà in quella pagina. Questo è molto diverso da quello che succede nel romanzo, perché non abbiamo le immagini nel romanzo, abbiamo solo il testo scritto. Pertanto il lettore può farsi già un'idea nel fumetto di quello che sta per accadere in una data pagina prima della lettura vera e propria. La pagina quindi è elemento importante nel fumetto, pari a quella che può essere la sequenza nel romanzo. E nel fumetto spesso una sequenza coincide con la pagina. Infatti, in una composizione ben strutturata, cioè girare la pagina può indicare una pausa più forte, un cambiamento di una scena, il passaggio di un periodo di tempo più lungo. Molto spesso la pagina può essere organizzata, come vedremo più avanti, per sfruttare una certa compattezza visiva che produce una corrispondente compattezza narrativa o una complessità narrativa anche. Quindi nel fumetto sono presenti varie tipologie di segni. Adesso guardiamo quelli che sono i segni che si trovano nel fumetto. Tipologie di segni. Questi si dividono in tre macrogruppi: i segni di scrittura, i segni di disegno e i segni di modo e di tempo. Tra i segni di scrittura troviamo prima di tutto i segni di espressione che indicano i rumori e le grida. Essi non sono collocati in box o in didascalie particolari, ma sono inseriti all'interno del disegno e diventano quindi una vera e propria componente dell'immagine, cioè fanno parte fisicamente dell'immagine. Sono queste spesso onomatopee che riproducono in modo diretto ed efficace un determinato suono che altrimenti non può essere sentito, diversamente da quello che succede, per esempio, nel cinema. E contemporaneamente aggiunge anche spettacolarità e immediatezza alla scena. Per esempio, nelle due immagini, nell'immagine centrale e nell'immagine di sinistra, vediamo che l'onomatopea è una parte integrante della vignetta, della scena. L'ultima vignetta è una vignetta di Benito Iacovitti, che è un importante fumettista italiano, dove al posto delle onomatopee di solito sono di origine anglosassone, le onomatopee,
usa le parole italiane, per esempio in questo caso pugno, per indicare il rumore del pugno e per indicare il rumore, perché pugno non è una parola onomatopeica, indica il suono attraverso l'uso della nota musicale. Un altro segno di scrittura è certamente il lettering, cioè lo stile delle scritte che si trovano nelle didascalie, nelle nuvolette. Generalmente si ha un uso abbastanza standard del lettering, dove emerge l'uso del maiuscolo o magari il maiuscoletto. Esistono però lettering meno standard, dove il carattere delle parole tende a comunicare qualcosa, come nel caso di questa vignetta che ho proposto. È una vignetta di un fumetto di Gipi, in cui l'uso particolare delle lettere tenta di riprodurre espressionisticamente il modo in cui vengono pronunciate le parole dei personaggi. Per esempio, troviamo parole cancellate, quindi molto probabilmente sono parole non comprensibili. Abbiamo parole che sono state aggiunte dopo la loro formulazione. Questo per indicare una precisazione, molto probabilmente la frase è stata ripetuta poi con questa precisazione. E poi abbiamo anche parole cerchiate che quindi mettono in risalto la parola indicata. Vediamo poi quali sono i segni di disegno che invece riguardano le tipologie delle linee impiegate. Le linee sono elementi fondamentali per la creazione soprattutto dell'effetto della dinamicità, dell'effetto dinamico. Tale effetto di movimento è suggerito da un certo taglio temporale che si realizza fermando il corpo in un certo modo, come succede nella prima immagine, un fumetto, una vignetta tratta da Zagor, in cui c'è il fermo immagine in un momento particolare, oppure contribuisce alla dinamicità anche la precisazione, la precisione anatomica del corpo e soprattutto, come vedremo più avanti, anche l'andamento di linee di contorno e linee che indicano il movimento, cioè le linee che seguono il corpo durante il movimento. Il segno grafico dinamico poi si caratterizza certamente per alcune particolarità come la brevità della linea, la presenza di angoli, la modulazione delle linee, la bassa qualità di linee di tessitura, la modulazione delle diagonali e la presenza di molte linee non chiuse. Tutti questi segni dinamici possono dare anche l'idea di movimento a immagini che alla fine, che sono per la loro semplicità, potrebbero apparire statiche, come nel caso di questo secondo esempio, dell'esempio della striscia che si trova a destra, che è una striscia tratta dal comics Calvin and Hobbes, dove non troviamo, per esempio, linee che indicano il movimento, però il fumettista attraverso queste linee diagonali, attraverso le linee non chiuse, riesce a dare comunque riesce a dare comunque dinamismo all'immagine. Elementi molto importanti sono anche l'uso del colore e l'impiego dello sfondo. Va ricordato che il fumetto nasce a colori e diventa in bianco e nero solo quando fa la sua comparsa nei giornali in versione di brevi strisce più o meno comiche. Certo è che il colore conferisce maggiore vivacità e immediatezza all'immagine. E dare lo stesso effetto con immagini in bianco e nero è molto più difficile e anche richiede molto più tempo e anche un lavoro maggiore. Lo sfondo è un elemento che dà maggiore realismo all'immagine, ma è anche elemento che diminuisce l'immediatezza dell'immagine stessa. Infatti, nei fumetti comici, generalmente, dove si focalizza sull'immagine
e sulla battuta di spirito, lo sfondo generalmente non è presente. Infatti la mancanza di sfondo focalizza lo sguardo del lettore sul primo piano. Questo è il caso di questa immagine che si trova nel basso della slide, dove questo è sempre Calvin and Hobbes, questo fumetto comico dove lo sfondo non è presente. Un caso inoltre l'autore può anche decidere di non disegnare una sola volta lo sfondo e di non ripeterlo continuamente per non creare un effetto di ridondanza, cioè ripetere continuamente lo sfondo può creare pesantezza e ridondanza nella narrazione. Un caso particolare è quello di questo esempio che troviamo, l'immagine più grande è tratta da Little Nemo, che è uno dei primi fumetti americani degli anni 30, dei primi anni del Novecento, dove lo sfondo è sempre, ha un'importanza abbastanza, cioè è sempre presente lo sfondo, ma questo ha anche un effetto di tipo narrativo. Tra i segni di tempo e modo che indicano come, quando e in quanto tempo vengono svolte le azioni raccontate, troviamo un piccolo gruppo di espedienti che indicano il movimento del corpo, come nel caso delle linee che seguono l'auto di Topolino, o la raffigurazione del corpo in movimento, come può essere il piede alzato in aria per una figura che sta camminando, oppure le quattro zampe alzate in aria nel caso del cane, che per esempio di Pluto, che sta per correre, cosa che fisicamente non è possibile, ma dà un effetto di dinamicità. Esistono anche segni di espressione, che sono delle metafore, dei simboli, che possono esprimere un certo concetto generalmente astratto, come può essere la lampada per indicare un'idea improvvisa o il simbolo dei dollari per indicare l'avidità di Paperone nell'immagine in basso della Walt Disney. Allora, poi abbiamo anche, possiamo parlare della forma dei balloon, che sono questi contenitori dei dialoghi all'interno delle vignette dei fumetti. I balloon può dare una certa caratterizzazione al discorso contenuto in esso. Infatti possono esistere balloon particolari per i pensieri e le parole riferite da un oggetto elettronico come la radio o la televisione, ma poi anche il lettering può dare una certa enfasi al discorso delle nuvolette, per esempio l'uso del grassetto può indicare parole dette ad alta voce o gridando. Inoltre le vignette hanno generalmente dei contorni abbastanza regolari, sono di solito rettangolari, ma ci possono essere varie tipologie di bordi, per esempio bordi per i flashback o per i racconti riportati. Ci possono anche non essere i contorni, se in una pagina in cui i contorni delle immagini non esistono, ci sono delle immagini che invece hanno un contorno ben preciso, un bordo ben preciso, queste immagini risaltano maggiormente e quindi vengono percepiti come più importanti rispetto alle altre. Per esempio ho riportato questo esempio di una pagina di Sandman, riportata a sinistra, in cui ci sono proprio queste vignette con questi contorni ben precisi che risaltano maggiormente rispetto agli altri. Allora, altri due concetti su cui voglio soffermarmi. Come abbiamo detto, la pagina è una composizione complessiva che ha una visione che dà una visione unitaria al racconto. La visione d'insieme si ha nel momento in cui si volta la pagina, voltando la pagina ci si prepara, la visione d'insieme prepara alla lettura,
e molto spesso l'aspetto grafico dato al disegno può essere molto più complesso del racconto in sé. Infatti la scelta della collocazione delle immagini può dare maggiore o minore complessità e stabilità alla pagina. Composizioni verticali sono quindi meno stabili rispetto a quelle orizzontali, mentre quelle ortogonali sono molto più stabili rispetto a quelle trasversali. Quindi più è complessa la composizione delle vignette nella pagina, più è complessa anche la narrazione stessa. Un ultimo elemento su cui vorrei soffermarmi sono le modalità della pubblicazione dei fumetti, dei graphic novel e anche alcuni nuovi generi che sono nati. Certamente il modo in cui un graphic novel, un racconto grafico in generale, viene pubblicato influisce sulla sua composizione. Per esempio, le strisce sui giornali danno poco spazio alle possibilità compositive, mentre il graphic novel e il comic book, nonostante quest'ultimo abbia un formato un po' ridotto rispetto al graphic novel, ampliano le possibilità di composizione e di espressione. Poi, negli ultimi decenni, si è diffusa un nuovo genere di graphic novel, ed è quello del graphic journalism, che di solito riguarda testi e temi sociali come il razzismo, la discriminazione, il dibattito sul genere, eccetera, oppure racconta per immagini eventi bellici come questo bel graphic novel che si intitola Il fotografo. È un graphic novel francese che riguarda la prima guerra in Afghanistan. Un caso interessante poi è la comparsa di fumetti in un blog su internet. In Italia è poco diffusa questa cosa, però il fumettista più importante riguardo a questo è certamente Zero Calcare, che ha riscosso un grande successo, ha pubblicato prima di tutto i suoi lavori sul web attraverso un blog e poi ha pubblicato in volume i suoi fumetti e ha riscosso un grandissimo successo, è diventato un best seller e una cosa abbastanza interessante per un graphic novel in Italia. Alla fine riporto una bibliografia minima sulla semiotica del fumetto e ringrazio tutti per la gentile attenzione. Bene, grazie Cristiano, grazie Dilara per questi due interessanti appunto interventi che ci hanno dato in una prospettiva diversa, appunto una storica e l'altro appunto invece attuale di questo nuovo appunto genere narrativo. Vorrei appunto a entrambi fare delle domande, delle curiosità appunto che mi sono nate adesso ascoltandoli. Innanzitutto, attraverso appunto l'intervento di Lara, mi ha molto così incuriosito questa realtà, no? della traduzione, del processo traduttivo, di questo adattamento appunto linguistico, no? Che avviene spesso appunto con i forestierismi che rimangono no, scritti come vengono pronunciati, no? Parlavi nel caso di Black, scritto appunto come titolo appunto anche Black, e anche questo processo di localizzazione, no? È molto interessante, cioè di come i capelli biondi, no? Vengono appunto per rispondere più ai requisiti di un popolo mediterraneo, diventano appunto neri. La mia domanda era questa, cioè da quello che hai detto all'inizio, quando è comparso appunto il fumetto in Turchia, è stato appunto un processo ostacolato, no? Nel senso che non è stato accolto con grande entusiasmo, almeno dalle autorità letterarie, no? È stato considerato appunto
un po' un sottogenere. Ecco, la mia domanda era questa, cioè esistono non solamente fumetti tradotti dalle altre lingue al turco, ma delle realtà turche, no? Dei fumetti nati proprio made in Turkey, no? E poi magari tradotti in altre lingue. C'è stato come in Italia questo grande successo come genere? Piace tanto come in Italia o ha una percezione diversa? Allora, quando preparavo questa presentazione ho fatto una piccola ricerca anche sulla tua domanda, perché volevo anch'io sapere se sono tradotti qualche fumetti turchi in altre lingue, però come hai detto prima, il fumetto per un lungo tempo è pensato come uno sottogenere, quindi in Turchia purtroppo non si è sviluppato tantissimo questo genere, che diceva anche Buket Uzuner ieri sera nella sua conferenza, che era un sottogenere per i turchi, quindi purtroppo non si è sviluppato da spendersi all'estero, diciamo. Ho capito, grazie. E invece, Cristiano, volevo invece ti ringrazio innanzitutto per aver destrutturato il fumetto, no? Cosa che leggendo noi appunto non da esperti il fumetto, naturalmente ci concentriamo sì, sicuramente sulla dimensione visiva e comunicativa, ma in un'ottica non così critica e competente come hai fatto tu. Adesso invece da docente mi domandavo cosa ne pensi di questa, so che ci sono degli esperimenti, no? Di aver tradotto i romanzi, opere appunto famose della letteratura italiana in fumetti. Che cosa ne pensi? Cioè, siamo in questo modo una riduzione, no? Dell'importanza letteraria, oppure può essere uno sperimento positivo anche appunto nell'ottica di quelli che sono le preferenze dei nostri studenti, che sono chiaramente appunto visual learners, no? E quindi in quanto tali apprezzano molto. È un modo, un canale che può essere sfruttato per l'insegnamento della lingua e della cultura italiana. Cosa ne pensi, insomma? Fa inorridire i grandi letterati o è un processo secondo te auspicabile? Io sono favorevole all'uso di nuovi metodi per insegnare anche la letteratura e anche per far apprezzare la letteratura agli studenti. Certo, bisogna anche conoscere il testo di origine, quindi bisogna anche conoscere il romanzo, perché le trasposizioni non sono sempre fedeli all'originale. Ci sono varie trasposizioni di romanzi e di opere italiane. Per esempio, c'è una trasposizione, se non mi sbaglio, a fumetti della Divina Commedia, c'è una trasposizione a fumetti dei Promessi Sposi, per esempio la Walt Disney Italia, che si occupa del giornalino Topolino e Paperino. Ha per esempio pubblicato due trasposizioni a fumetti dei Promessi Sposi, una I Promessi Topi, l'altra I Promessi Paperi. Sono due trasposizioni molto diverse, cioè non sono molto fedeli all'originale, ma sono comunque interessanti. Poi ci sono anche romanzi, ci sono scrittori che lavorano con dei fumettisti, dei grafici. Per esempio, Enrico Brizzi ha pubblicato a fumetti due suoi romanzi, per esempio, uno è Bastogne, se non mi sbaglio, e l'altro è L'uomo dalle braccia d'inchiostro, che sono due trasposizioni di due suoi romanzi. Ricordo anche, per esempio, Ammaniti, Niccolò Ammaniti, con due altri grafici e fumettisti, ha per esempio trasposto in fumetto due sue tre suoi racconti,
cambiando magari alcuni particolari, tra cui mi sembra uno, l'ultimo capodanno del mondo che è stato trasposto in fumetti, è stato anche trasposto cinematograficamente. Quindi è molto interessante poi dal punto di vista didattico vedere queste tre tipologie di testo, perché sono tre tipologie molto diverse e sono una tipologia che poi cioè, per esempio, abbiamo il romanzo, il racconto che è solo a parole, quindi usa un codice verbale, abbiamo il fumetto che usa il codice verbale, il codice visivo, e poi abbiamo il film che invece dà più importanza al codice visivo. Insomma, quindi è molto interessante anche vedere queste trasposizioni. Secondo me sono molto utili. Poi il genere del fumetto è sempre un po' bistrattato, insomma, ci sono i professori di letteratura e i critici letterari di solito non si occupano di fumetti, se non alcuni. Io spero che questa situazione cambi, insomma, perché il fumetto ha delle grandi potenzialità e può dare moltissimi spunti di studio, insomma. Sì, anche perché insomma noi in Dipartimento dobbiamo insegnare la letteratura già dal secondo anno, poi in una prospettiva appunto storica, quindi partiamo dalla letteratura del 200 e del 300, quindi lo immaginavo come un approccio, no? Così come il bambino, no? Ha poi un apprendimento a spirale, così potremmo fare appunto anche per l'insegnamento della lingua, cioè non esclude sicuramente proporre fumetti letterari poi nell'approcciare poi l'opera originale. Io veramente vi ringrazio tanto e passo la parola al dottor Schirmo se vuole aggiungere qualcosa prima di concludere. Eccomi qui. Allora, grazie a tutti. Ho seguito l'interessantissima relazione sia di Lara che di Cristiano e effettivamente stiamo scoprendo attraverso questi tra ieri e oggi anche molto interessante, effettivamente un mondo, quindi non soltanto un mondo letterario, un mondo artistico che c'è dietro, ma anche un mondo linguistico. Per cui pensare a, diciamo, a dei fumetti per anche promuovere la lingua anche in maniera appunto semantica, culturologica, eccetera. È veramente una cosa molto interessante. Quindi vi ringrazio, ringrazio soprattutto di Lara che ha fatto conoscere a me, insomma, un aspetto della Turchia veramente interessante e ovviamente Cristiano per il suo apporto accademico, sempre molto intelligente e gradevole. Grazie anche a te Antonella per aver moderato questo incontro. Quindi vi saluto tutti quelli che ci stanno ascoltando, dando appuntamento agli altri eventi della Settimana della Lingua e un caro saluto a tutti. Alla prossima, arrivederci. Arrivederci.